Bentrovati a tutti gli amici che ci seguono da casa con tanto affetto e noi lo ricambiamo. Oggi parliamo di musica, ne parliamo con un personaggio veramente importante che è Paolo Olmi, direttore d'orchestra, musicista, musicologo, è un ricercatore, lui va a cercare proprio l'origine delle musiche che poi porterà sul palco per eseguire. È tornato da poco dalla Cina, ma è venuto qui con noi a parlare di un'iniziativa che si chiama Capire la musica. Si fa a Ravenna, lo fa Emilia Romagna Concerti, è cominciata all'inizio di novembre e andrà avanti fino all'aprile del prossimo anno. Capire la musica perché? Pensate che è una idea che mi ha dato Andrea Muccioli. Quando facemmo una serie di concerti... Andrea Muccioli, San Patrignano e poi altre cose. Quando facemmo una serie di concerti a San Patrignano, per gli ospiti di San Patrignano, volevamo dare un titolo e anche dare un'azione, diciamo, informativa su quello che eseguivamo, e questo titolo che noi poi abbiamo mutuato è stato Capire la musica. In realtà vuol dire che noi preferiamo che il pubblico sia un pubblico consapevole. Non che abbia studiato, non che necessariamente abbia guardato nell'enciclopedia quando sono nati e quando sono morti i compositori, perché la musica è prima di tutto piacere. Non è, io dico sempre, non è come andare in chiesa, non è come andare a una lezione di filosofia, non ci deve essere questo obbligo, questa paura. Però bisogna capire che cosa vuol dire. Per esempio, io mi meraviglio molto del fatto che Ravenna è una delle città più musicali d'Italia. Da 30 anni, prima con l'Associazione Mariani, poi con Ravenna Festival, poi anche con noi, la città spende un'enormità, siamo sui 6-7 milioni di euro per la musica, con manifestazioni a altissimo livello, eppure d'estate quando si va ai concerti le signore, non impellicciate perché l'estate non si porta, non capiscono, non si ricordano che una sinfonia è fatta di 4 movimenti e un concerto è fatto di 3. Va benissimo applaudire a metà, anche questo va benissimo, ai tempi di Beethoven, ai tempi di Mozart si usava come si usa oggi in televisione, quando sentiamo il ritornello, diciamo, di Finché la barca va, noi applaudiamo perché vogliamo dire che abbiamo riconosciuto la ripetizione e ci piace, si usava anche allora, ma invece la mia sensazione è che si pensi che il tempo sia, che la sinfonia sia finita. E allora andare al concerto con un minimo più di consapevolezza vuol dire rendere il pubblico più stabile, quello che cerchiamo di fare noi lavorando con le scuole. Pensate che a Ravenna vengono le scuole di Forlì, le scuole di Cesena, non solo quelle di Ravenna. Lavorando con le associazioni del volontariato, perché immaginiamo che le persone che siano così generose da dare il loro tempo per aiutare gli altri possano essere altrettanto generose da usare un po' del loro tempo per pensare alla musica e venire ai concerti. Siamo molto contenti perché sono le uniche manifestazioni della nostra zona che hanno segnali così negativi, così positivi per quanto riguarda l'afflusso del pubblico, l'aumento delle sovvenzioni pubbliche. C'è molto lavoro da fare e stiamo puntando molto sui giovani come pubblico, oltre al fatto che Capire la musica ha un suo target. A parte il sottoscritto e pochi altri, quelli che suonano per noi hanno meno di 30 anni. Però sono fra i migliori del mondo. Ha parlato di sovvenzioni pubbliche, cioè la musica, se non ci sono dei soldi pubblici, non ce la fa? No, questa è un'illusione che ogni tanto, per esempio, ebbero i famosi professori della RAI che distrussero le orchestre della RAI. Se uno non ha i soldi, la musica bisogna che non la faccia, tantomeno l'opera. La musica è costosa come fare una cattedrale, come fare un museo. Uno non può illudersi di fare musica non solo non guadagnandoci, ma andandoci in pari. Sì, lo fa Allevi, perché Allevi suona uno solo e poi fa quel tipo di musica lì. Ma la nostra musica comprende tanti esecutori. Un'orchestra come la nostra, per esempio, ha 70-80 elementi. Se le aggiungiamo a un coro come il concerto di Pasqua, arrivano a 120-130 elementi. Nel caso dell'opera ci siamo a 250-280, forse di più. Devono provare un mese. Come tutti i professionisti hanno il diritto di essere pagati. Se si comincia a tagliare, per esempio, sulle prove, i risultati si sentono, perché senza prove non si fa buona musica. Io ieri è uscito un disco mio del 91 che non mi ricordavo così
con cantanti straordinari, ma l'orchestra piuttosto modesta. Però non mi ricordavo che avessero suonato così bene, non tanto perché c'ero io, ma perché avevamo fatto tantissime prove che oggi non si fanno sempre, non si fanno sempre in tutte le parti del mondo. Quindi è giusto che, a mio parere, è giusto che il pubblico, il che vuol dire lo Stato, la Regione e le città, per le parti che gli compete, perché lo Stato può dire io ti aiuto, ma se la tua città non fa la sua parte, faccio l'iniziativa da un'altra parte. E devo dire, negli ultimi anni, a partire dal 2015, per fortuna nel nostro paese, dopo anni, 10 anni circa di calo, l'intervento pubblico è molto aumentato, è quello che ci consente di portare musica a alto livello. Quest'anno, per esempio, ritorniamo a Cervia per il concerto di Natale, ma l'anteprima di questi concerti di Natale, per esempio, che saranno fatti in Romagna, Ravenna, Forlì, Cervia e Betlemme, Gerusalemme. Quindi, diciamo, con quello ci poniamo a livello mondiale, però l'anteprima viene fatta a Cotignola, per esempio, dove c'è un pubblico che segue moltissimi concerti, ma come faremmo senza il denaro pubblico? Lei è stato, ha cominciato ad andare in Cina molti anni fa e continua, anzi ha intensificato la sua attività in Cina, ma anche in altri paesi fuori dall'Europa, fuori dall'Italia. Come mai cerca queste valvole, queste alternative? L'andata in Cina, che è stata quasi 32 anni fa, non fu una mia iniziativa, ma semplicemente il governo italiano e il governo cinese, che cercavano un equilibrio non scontato anche dal punto di vista culturale, volevano un direttore d'orchestra italiano che andasse là per la prima volta. Un po' non volevano andare perché non si erano pagati, un po' non li volevano mandare perché non erano abbastanza bravi. Insomma, alla fine andai io, ne fui molto contento. Fra l'altro, adesso lo posso raccontare perché tanto sono passati più di 30 anni, alla fine si scoprì che non era vero che ero il primo direttore italiano in Cina da sempre, perché ce n'era stato un altro parecchi anni prima, Mario Paci, che aveva addirittura fondato l'orchestra di Shanghai, e nell'anticamera del direttore dell'orchestra di Shanghai c'è il busto di Mario Paci. Quindi anche i giornalisti italiani che erano con me si dovettero ricredere che l'occasione storica non era quella. Ma in quel momento voleva dire per noi cominciare a esportare la nostra musica in Cina, la nostra musica italiana e l'opera, che è un'operazione che poi è riuscitissima. Pensate che dal 1988 in Cina sono stati costruiti più di 50 teatri d'opera, e ne stanno costruendo ancora. È un pubblico fantastico, è quello, in questo momento poi è quello che bilancia con le sue iniziative e con i suoi fondi la crisi economica e finanziaria che c'è nel centro Europa. Cioè le orchestre europee, nessuna esclusa, vanno in Cina anche per fare ossigeno di risorse che reinvestono poi nei loro paesi. È una cosa che faremo anche noi, l'abbiamo già fatta, ma l'anno prossimo sarà fatta in maniera maggiore, più ampia, con la Young Musician European Orchestra, perché in occasione dei 50 anni di relazioni diplomatiche saremo in Cina per 2 settimane, toccando tutte le maggiori città, con una formazione grande di 70 persone, e questo ci consentirà. E la costruzione di questo progetto avrà delle ricadute forti anche in Italia, perché in coda a quei concerti lì ne potremo fare di più in Italia con un programma molto, molto impegnativo. Sono cose belle, perché la Cina, che continua a svilupparsi, anche se forse ha rallentato un po' la crescita, insieme allo sviluppo industriale, imprenditoriale, ha bisogno di cultura. È una domanda enorme che, come dicevo prima, capire la musica, vogliono capire la musica, tanto è vero che il loro interesse... Ecco, la loro musica però è diversa dalla nostra. La loro musica è completamente diversa e per noi, diciamo, quasi incomprensibile, perché la nostra musica occidentale è basata sul sistema tonale, cerco di farla corta, è basata sul sistema tonale, e quindi le note che noi usiamo e che abbiamo scelto di usare per convenzione sono riconoscibilissime dall'orecchio umano, dall'orecchio di chiunque, anche dall'orecchio dei cinesi, e per le loro caratteristiche fisiche. Sta parlando di do, re, mi, fa. Esattamente. E anche le relazioni fra le note, perché le note fra di loro hanno dei rapporti, diciamo, di attrazione, di consonanza e di dissonanza,
sono le convenzioni che abbiamo noi, rispettano moltissimo proprio la fisiologia dell'orecchio, quindi sono più universali. Quelle della Cina no. In morale, noi possiamo esportare la nostra musica là molto facilmente e a loro interessa molto, ne vengono affascinati. La loro musica qui non viene esportata perché a noi non interessa, francamente. Non interessa, è troppo difficile per noi. C'è poi naturalmente una cultura e una filosofia differente della musica, per cui la loro musica è molto ripetitiva, ha molto poca autonomia. C'è musica sempre che accompagna il teatro, accompagna la cerimonia del tè, accompagna il funerale. Anche la nostra musica è stata per centinaia di anni così. La musica presso i greci e presso i romani accompagnava il teatro, accompagnava le marce dei soldati, accompagnava i giochi, c'era la tafel music, musica che si eseguiva mentre gli altri mangiavano a tavola, c'era addirittura la musica per i fuochi artificiali, e quindi ha avuto il periodo in cui c'è uno che suona, un altro che ascolta, qualcuno paga, stanno tutti zitti, non mangiano e non fumano. Nella storia della musica è cortissimo, dura, non so, 200 anni, 250 anni, anche nella nostra. Nella loro invece è ancora così. Ah. Ecco, capire la musica, allora voi andate a spiegare la musica in Cina, ma capire la musica anche qui da noi. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 concerti. A Ravenna sono 8 concerti, come dicevo, quasi tutti basati su giovani, giovanissimi che noi incontriamo a volte quando hanno 15-16 anni o ci vengono segnalati o si propongono e vengono veramente da tutto il mondo. Abbiamo cominciato con Giuseppe Gibboni, che è un allievo di Accardo, che ci è stato segnalato proprio da Salvatore Accardo, poi Gabriele Strata, che è un pianista straordinario, che si è uno dei più giovani che si sia diplomato all'Università di Yale, ha vinto il concorso di Venezia l'anno scorso e sarà con noi in Cina come solista. Poi c'è il concerto di Natale che ripetiamo in tante città, lo facciamo a Forlì. Comincia il 9 dicembre col concerto di Natale al Teatro Alighieri. Sì, però a Forlì è prima, il 7 dicembre, alla Chiesa di San Mercuriale, non è compreso nella stagione perché è fuori città. Anche qui abbiamo dei solisti fantastici, perché abbiamo un violinista italo-indiano Vikram Sedona e un violoncellista francese Bruno Philippe, che hanno 22-23 anni. In questo caso suonano dei pezzi famosissimi, il concerto in Do maggiore di Haydn per violoncello, il terzo concerto di Mozart, poi ci sarà la consueta serata in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Come sapete, noi abbiamo dei rapporti ottimi con lo Stato di Israele, anche con lo Stato palestinese però. Adesso andiamo a suonare a Betlemme, andiamo a suonare a Gerusalemme, però tradizionalmente il giorno dell'Olocausto, 27 gennaio, insieme all'ambasciata di Israele in Italia promuovevamo un concerto dedicato a questo ricordo a Ravenna, e sarà Elia Levin, un flautista allievo di Massimo Mercelli, fra l'altro. Israeliano, immagino. Sì, 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 sì. E poi avremo invece una serata, gli unici non giovani oltre me, che però sono due musicisti famosissimi, Ramin Barami, che è forse il più autorevole interprete di Bach nel mondo oggi, insieme a Massimo Mercelli, concerto per la festa della donna, tre giovanissime ragazze che studiano all'Accademia di Imola, per questo si chiama Trio di Imola. Ci teniamo molto a questa giornata alla quale partecipano anche tutte le organizzazioni femminili, pochissimo, molto meno le ragazze giovani, e quindi abbiamo pensato che con tre musiciste di 20 anni la partecipazione delle ragazze potrà essere favorita. La prima volta che l'Istituto Verdi di Ravenna suona per la giornata in occasione del ricordo delle vittime della mafia, farà un pezzo fra i più famosi mai eseguiti, la Quinta Sinfonia di Beethoven. E poi c'è il concerto di Pasqua che faccio io, il concerto di Pasqua è dedicato alla musica religiosa, ovviamente, e qui l'8 aprile, qui sarà la messa dell'incoronazione di Mozart. Questo concerto però, anche questo, sarà eseguito nella cattedrale di Forlì il giorno prima e poi sarà eseguito il giorno dopo anche al Teatro di Piacenza. Stiamo cercando di mettere insieme varie realtà della regione per produrre insieme, perché questo vuol dire a raggiungere dei livelli molto elevati artisticamente. Per esempio, ci possiamo permettere di chiamare uno dei cori più famosi europei per la musica mozartiana, che è il coro di Innsbruck, ma perché ci siamo messi in tre, noi, Forlì,
e Piacenza e abbiamo coprodotto questo evento. Come d'altra parte anche il concerto di Natale viene fatto da noi a Ravenna, viene fatto a Cervia, a Forlì e poi, possiamo portarlo a Gerusalemme e Betlemme. Lei ha fondato questa orchestra giovanile europea ed è, diciamo così, conosciuto perché va a pescare qua e là dei bravissimi ragazzi, giovanissimi, e li porta in alto. Dove li trova? Cioè, perché c'è questa passione per i giovani? Siccome io ho superato i 65 anni, mi sento autorizzato a dire cose forse non correttissime, ma bisogna dirle. Ci pensavo ieri, quando appunto è uscito questo mio disco registrato nel 91 con Giorgio Zancanaro, Gena Dimitrova e Giuseppe Giacomini dal vivo, e mi sono commosso a sentire come cantavano bene loro, poi io dirigevo, ma... e ho pensato che non mi capiteranno più nella vita, anche se io mi auguro di avere una vita ancora lunghissima professionalmente, perché i direttori in genere muoiono sul podio nelle vicinanze, e che non mi capiterà più, perché non ci sono. Non ce ne sono tre o quattro, così non ci sono in tutto il mondo. Nel mondo quei pochi che ci sono si dividono fra i teatri maggiori, ma non ci vanno con frequenza. E quindi quel tipo di lavoro che io e tutti i miei direttori della mia età abbiamo fatto quando eravamo giovani, non lo possiamo fare più. In situazioni normali uno a 65 anni, come fanno tutti, va in pensione. L'unica invece ragione che mi porta invece a continuare il lavoro più di prima sono i giovani, perché sento che è utile trasmettere, da noi più vecchi, trasmettere a loro le cose che abbiamo imparato durante la nostra carriera e dai nostri maestri, che sono cose non scritte, non c'è il libro. Dico dai nostri maestri perché noi abbiamo avuto grandissimi maestri, ma dico anche della nostra carriera perché, nonostante abbiamo avuto maestri così bravi, tutti quelli della mia età a un certo momento si sono trovati a pensare mentre lavoravano: ma perché queste cose, questi problemi che mi trovo davanti adesso e devo risolvere in teatro, all'orchestra, come risolvere? Il mio maestro non me l'ha detto, non mi ha detto neanche, e quindi cerco di prepararli proprio a quello. E l'orchestra in effetti poi, sì, l'ho sollecitata io naturalmente, però è proprietà loro, perché è una start-up, quindi io non ne potrei fare parte neanche volendo. E anche nel nome, anche se non è molto chiaro, si chiama proprio orchestra col genitivo sassone, che vuol dire che è proprio di proprietà loro. Loro hanno i senior, i più vecchi, che hanno 30 anni, 28 anni, però suonano con noi da quando erano 16 o 17, sono quelli che durante l'anno mi segnalano o cercano, andando in tutto il mondo a suonare, quelli che potrebbero far parte della nostra orchestra, sia come musicisti d'orchestra, sia come solisti. E devo dire la verità, li selezioniamo non solo cercando di prendere i più bravi, ma anche cercando di prendere quelli che fanno musica come intendiamo noi, quindi naturalmente non badando agli orari, non badando alla mezz'ora in più o meno, perché sennò uno deve fare l'odontotecnico o l'impiegato dell'anagrafe. Ma badando per esempio, è una cosa che dico sempre, prima di suonare c'è una cosa più importante: ascoltare. Ascoltare e cercare di suonare insieme a prescindere da quello che fa il direttore d'orchestra. Quindi, come tutti i direttori d'orchestra, io voglio che mi guardino, ma voglio che mi guardino tutti insieme mentre si guardano fra di loro. Perché quando devono suonare, quando devono anche cominciare o terminare o modulare la frase insieme, bisogna che si guardino per vedere come respirano, come muovono lo strumento. Fanno molto prima a intendersi con questo contatto che non con le indicazioni che gli do io, che comunque sono molto più importanti durante le prove che alla recita. Se in certi casi il direttore, e si potrebbe anche fare ragionevolmente, sono sicuro, se il direttore potesse non partecipare al concerto, in certi casi sarebbe inutile. A me è successo, perché una volta, per motivi di salute, ho programmato un concerto troppo presto e ho fatto il concerto, ma non ero in condizioni di concertare, di dirigere come sarebbe stato necessario. E quindi qualche giorno prima ho chiamato i senior che venivano dall'estero, dopodiché io sono stato lì alle prove, ma potevo benissimo non esserci, perché loro sapevano esattamente come avrei voluto io, e l'hanno fatto
e l'hanno fatto benissimo anche senza di me. Ecco, e quando questi giovani non sono più giovani, trovano da lavorare? Mi fa piacere questa domanda, perché in questo la nostra orchestra è differentissima da tutte le altre che ci sono giovanili. Cioè, la nostra orchestra non è un posto dove collocare i bravi musicisti che escono dal conservatorio prima che trovino un altro lavoro. No. Pensando che sia una specie di formazione. Intanto la nostra orchestra fa poche giornate di lavoro, 25 all'anno, non sono tante. Un'altra particolarità, vengono da tutto il mondo, non vengono solo dall'Italia. Metà di loro lavorano già, li conosciamo perché hanno studiato con me a Londra, oppure perché sono amici di qualcuno, ma non hanno bisogno, anzi sono loro che ci fanno un piacere, perché non so, la prima tromba di Toronto suona con noi, il famoso André che lei ha conosciuto, Genia suona il primo violino a Odessa, un altro è il primo contrabbasso a Amsterdam. Quindi loro hanno già il lavoro, e quando vengono da noi, che li trattiamo benissimo, però insomma mangiano tutti insieme, hanno degli orari precisi, sono molto limitati, sono loro che ci fanno un favore. L'altra metà non so se suoneranno in orchestra, perché sono forse la nostra, anche quando siamo un'orchestra grande, la nostra attitudine è più quella della musica da camera. Cioè, come si suona in quartetto, così si dovrebbe suonare nella nostra orchestra, quindi sono abituati a risolvere molto fra di loro i problemi. Cioè, quando noi proviamo, facciamo un pezzo, ci fermiamo per una difficoltà 3, 4, 5 volte, però poi loro sanno che è finita la prova, in camera o dove, loro bisogna che lo risolvano loro la difficoltà. Questa è una cosa, l'unica, una delle poche cose che gli posso insegnare io. Cioè, che ci vuole in orchestra, quando si sta insieme, ci vuole comunque poco tempo. Il tempo bisogna spenderlo a casa a studiare. Le orchestre inglesi sono molto più competitive rispetto a quelle italiane, perché un'orchestra inglese in un anno suona 120, fa 120 concerti, quindi vuol dire che prova 2-3 giorni. Un'orchestra italiana ne fa 50, perché prova più tempo. Naturalmente incassa molto di meno. Le orchestre inglesi suonano le sinfonie di Beethoven tutte 9, 3-4 volte, tutto l'anno. Quindi quando gli capita di suonare la nona di Beethoven, l'hanno suonata recentemente, non hanno bisogno di una settimana di prove. E quindi questo li porta a guadagnare di più. Volendo, si possono organizzare da soli, cosa che sta succedendo adesso, per fare loro un'orchestra, per esempio una piccola orchestra, senza bisogno che sia lo Stato a sovvenzionarli in tutto. Come dicevo prima, il bisogno dello Stato c'è, ma se tu fai un'orchestra di 12 persone, fai le musiche di Vivaldi, ti organizzi per suoni bene, ti organizzi per andare in Italia e nel mondo a suonare, tu hai modo di fare un lavoro che ti piace di più, che regoli secondo i tuoi desideri, le tue inclinazioni, nel quale è giusto che lo Stato investa, ma non è, potrebbe non essere possibile che lo Stato investa tutto in tutti. È un orientamento che io condivido molto, siccome tutti si lamentano sempre di tutto, e anch'io, però nel Ministero dello spettacolo da alcuni anni, cioè di aiutare le orchestre giovanili e aiutare anche i complessi autogestiti, perché ricordiamoci che a Londra, a parte il Covent Garden e a BBC, ci sono 4-5 orchestre fra le migliori d'Europa che sono autogestite, cioè sono cooperative e suonano benissimo. L'ultima domanda: si diventa ricchi a fare il direttore d'orchestra? No, non si è mai diventati ricchi. Adesso meno che mai, però devo dire che se uno fa il direttore d'orchestra, vuol dire che ha fatto delle scelte nella vita, perché se voleva diventare ricco avrebbe potuto fare tanti altri mestieri. Mia mamma dice sempre che un dentista nostro amico ha regalato una fattoria a sua mamma e io non la posso regalare, ma appunto avrei potuto anch'io fare il dentista come tanti, a parte il fatto che guadagnano di meno anche loro. Ma quindi io e i miei colleghi che fanno i direttori d'orchestra, non è il denaro che... Anche perché il direttore d'orchestra è sempre in giro a dirigere, cosa se ne farebbe, dove andrebbe? È difficile che un direttore d'orchestra abbia altri interessi. E poi noi per fortuna abbiamo una carriera lunga, possiamo dirigere finché siamo in vita. Un cantante ha una carriera molto più corta, che può finire da un momento all'altro per una piccola malattia, uno strumentista uguale, quindi è normale che loro abbiano la preoccupazione, la necessità, anche la saggezza di accumulare soldi intanto che
suono, ma per il direttore d'orchestra, comunque per noi in ogni caso la fase, l'ultima fase della vita, quindi quella che comincia a 60, 65 anni, è la più comoda e anche, devo dire, forse la più remunerativa, perché un po' di anzianità ce l'abbiamo, per cui... Ecco, il direttore dirige l'orchestra con le mani, con la bacchetta, ma muovendo le mani. Lei ha assicurato le sue mani? No, perché, ma tanto si può fare anche con una mano, con un dito. C'è un mio collega affermatissimo che in modo provocatorio a volte dirige con il mozzicone di una matita. E anche con... Sì, certo, le mani servono. Se uno facesse il pianista, sì, ma anche una mano meno mata. Anzi, c'era un direttore del passato che, avendo avuto un bruttissimo infarto, un ictus, qualcosa, quindi non essendo in grado di muovere una parte del corpo, al principio del concerto si metteva una mano qui e non la muoveva più, dirigeva solo con quell'altra, e questo piaceva moltissimo al pubblico. Quindi... Bene, grazie per questa panoramica che ci ha fatto, e andiamo ad ascoltare la musica, i concerti. Grazie a voi.